Ciao a tutti, scusate, ero al telefono, perché non mi sono accorta del tempo, però sono le 11 spaccate. Allora, la diretta di oggi la cominciamo adesso, sarà sull'agenda di gravidanza, che è uno strumento che adesso vi illustrerò bene. È uno strumento in realtà che adesso io vi parlo della nostra, quindi quella che abbiamo noi in Regione Piemonte e che utilizziamo per la gravidanza in generale. Adesso comunque vi spiego bene com'è strutturata, come funziona, cosa serve. E vediamo bene nello specifico. Allora, per quanto riguarda, ecco, dicevo, probabilmente esiste anche in altre regioni, credo che ci sia anche fatta dalla Regione Lombardia, dalla Regione Lazio, adesso non so bene nello specifico, però quasi sicuramente è uno strumento che prima o poi avremo tutti quanti, perché è molto molto utile. Allora, io ho il reperto, nel senso che essendo io in gravidanza, questa è la sobria agenda di gravidanza. Allora, la prima stampa quindi è stata fatta per la prima volta nel 2009. Come vi dicevo, è uno strumento che serve per la gestione della gravidanza, non solo da parte del professionista, quindi da parte nostra, ma anche proprio delle mamme, nel senso che comunque questo strumento viene dato in gestione alla mamma. Si va a recuperare in tutti i consultori, possibilmente nel consultorio di residenza, perché se no non viene data, a partire dalla settima settimana di gravidanza, non prima. Non prima perché giustamente ovviamente il rischio d'aborto è un pochettino più alto, fino all'ottava, anche dodicesima, ma fino all'ottava rimane sempre un pochetto più alto, quindi tendenzialmente ci si tutela, dice ok, noi dalla settima settimana la diamo a tutte quante. Allora, come vi dicevo, molto sobrio, no? Nel senso che una gravida, seppur non ancora col pancione, la si riconosce perché ha questa roba in mano, adesso a parte gli scherzi. In realtà è strutturata in sette parti diverse. Serve, come dicevo, a noi per seguire la gravidanza, ma serve anche alle mamme per capire che caspiterina devono fare. Nel senso che a test di gravidanza positivo, spesso e volentieri uno dice, ok, adesso devo fare degli esami, cosa devo fare, quando devo fare la prima visita, che tipo di ecografie devo fare, quando le devo fare, quant'altro. Questa roba contiene tutto a partire dagli appuntamenti, alle impegnative, ai bilanci di salute, tutte le informazioni relative all'anamnesi, quindi alla storia clinica della mamma, del papà, di tutto quello che può essere di rilevanza e di interesse riguardo alla gravidanza della persona in questione. Allora, come dicevo, è strutturata, adesso ve la faccio vedere. Allora, praticamente all'inizio ci sono queste etichettine qua, sono etichette identificative. Ogni etichetta, poi c'è chi se le sposta e chi le mette dove devono stare, perché sono etichette identificative per quanto riguarda le impegnative. E adesso vi faccio vedere. Allora, la prima parte è più che altro informativa della serie, che cos'è, che cosa non è, c'è tutto l'indice, quindi vi fa vedere bene com'è strutturata all'interno. Si parte praticamente con quelli che sono i bilanci di salute. Che cos'è il bilancio di salute? Le visite, in buona sostanza. Quindi tutte le visite mensili o non mensili che comunque fate col vostro professionista, possono essere annotate sull'agenda di gravidanza. Io la uso. Ci sono dei professionisti che in realtà non la usano in quanto privati, essendo anche un professionista privato, che però, come si dice, fanno il referto, il loro referto classico che può essere poi allegato alla fine, vi faccio vedere dove. Io in realtà preferisco utilizzarla, uno, perché tanto è uno strumento che abbiamo e che sarebbe bene usare, visto che c'è, e due, perché ci permette anche alle persone che magari non sono seguite sempre dalla stessa identica persona durante tutto il percorso di gravidanza, di avere tutto lì, ok? Quindi senza andare a cercare 50 miliardi di fogli per capire dove c'è scritto una cosa, dove c'è scritta l'altra, dove c'è scritta l'altra, è tutto lì. Quindi di volta in volta il professionista, la persona che mi segue, io nello specifico, annoterà tutto in quello che è il bilancio di salute, che adesso vi faccio vedere. Ancora prima però del bilancio di salute c'è questa roba qui, che è l'attestato di gravidanza. Allora, due parole per quanto riguarda l'attestato di gravidanza. È quello che vi serve per chiedere la maternità, intanto per cominciare. Quindi per poter fare domanda di maternità all'INPS vi serve quello compilato,
Sono cambiate un po' di cosine nell'ultimo periodo perché se prima l'attestato di gravidanza poteva essere compilato e fatto da chiunque, che fosse un privato, che fosse un pubblico, che fosse consultorio, che fosse medico di base, perché i medici di base lo possono fare, anche se vi dicono ah no, io quella roba lì non la faccio, non è vero, lo possono fare tranquillamente. Adesso invece può essere compilato ed è ritenuto valido dall'INPS solo nel momento in cui viene compilato da un professionista che lavora per il servizio, per il sistema sanitario, ok? Quindi un dipendente pubblico, per intenderci. Questo è cambiato da circa un paio di mesi, non da tantissimo, però effettivamente io stessa, quando sono andata a guardare sul sito dell'INPS per farmi la domanda di maternità, mi chiedeva il codicino del professionista dell'ASL o appartenente al sistema sanitario che mi aveva messo l'attestato. Quindi in questo caso, fatto da me, che sono un privato e non appartengo al sistema sanitario, non funziona, non funziona più, nel senso che, come dicevo prima, andava bene, adesso basta, finito tutto. Quindi mi raccomando, adesso per comunque con le mie donne lo dico, nel momento in cui serve, non serve compilarlo troppo presto, quindi non è una di quelle cose che va compilata all'inizio e sono in gravidanza e va tutto bene. In realtà, per la richiesta di maternità, come anche per la richiesta di quello che è il bonus mamma, quindi un famoso 800 euro, serve quello, ma non deve essere precedente alle 32 settimane, quindi l'inizio dell'ottavo mese. Ok? Quindi non andate a chiederlo prima, perché prima potenzialmente vi può servire un attestato di maternità a rischio, che non è quello, ok? Quindi quello viene fatto con delle altre modalità, ma non è quello lì contenuto nell'agenda. Tutto quello che è contenuto nell'agenda riguarda la gravidanza fisiologica o normale, ok? Quindi tutto quello che va fatto nella normalità è tutto contenuto qua dentro. Va da sé, e se ci sono delle cose in più da fare, tipo banalmente, l'esame per la tiroide, e dico una. L'esame per la tiroide non è previsto attualmente dalle linee guida del Sistema Sanitario Nazionale, a meno che non ci siano delle problematiche pregresse, no? Quindi se una donna soffre di patologia tiroidea, ovviamente l'esame in gravidanza lo deve fare come? Ma se non c'è questo tipo di problema, infatti nell'agenda non è contenuto, ma adesso ve lo faccio vedere, questo esame non è necessario. Ovviamente, come dicevo, tutto quello che serve da fare in più lo segniamo di volta in volta, quello non è assolutamente un problema. I bilanci di salute, allora li vediamo insieme. Intanto, prima dei bilanci di salute c'è tutta la parte anagrafica, che questa generalmente io chiedo di compilare alla mamma, o su, insomma, generalmente si mettono lì, se la fanno da sole, arrivano con già tutta l'anagrafica compilata, perché comunque sono informazioni personali che sono perfettamente in grado di compilarsi da sole, quindi opla. Anagrafica mamma, anagrafica papà, ovviamente alla faccia della privacy, questi sono i dati miei e di mio marito. C'è poi tutta la parte legata all'anamnesi personale, quindi quella che ne so, l'alimentazione, piuttosto che fumo, piuttosto che bevo, piuttosto che mi faccio le canne, quindi le droghe, insomma tutte queste cose qua che comunque sono eventualità da segnalare importantissime durante la gravidanza. Quindi quelle che sono le abitudini. C'è poi una parte legata all'anamnesi familiare, tradotto, le malattie che ci sono in famiglia, quindi se ci sono delle malattie ricorrenti, soprattutto su base genetica, che possono essere eventualmente trasmesse al bambino, ok? C'è tutta la parte, come dicevo, da compilare, è proprio semplicissima, tanto è vero che, come dicevo, alcune mamme se la fanno da sole, arrivano e mi dicono, ah, ho già compilato tutto. Quindi quelle che sono le malattie in famiglia, quelle che sono le malattie mie, perché comunque non tutte stanno benissimo, quindi magari c'è anche solo una problematica renale, adesso vi dico una, piuttosto che, come dicevo, la tiroide, insomma ci sono tante cose da valutare assieme e effettivamente qua è tutto potenzialmente da segnare, eh? C'è la parte legata ai vaccini, la parte legata alle allergie, la parte legata ai farmaci a cui si è eventualmente allergiche, oppure quelli lì che si assumono. Quindi qui c'è tutta la parte, come dicevo, di raccolta dei dati personali o meno. A seguire, come dicevo, qua mi chiamano,
A seguire, come dicevo, c'è la parte legata all'anamnesi ostetrica, quindi quella che è la nostra storia clinica dal punto di vista ostetrico, tradotto le gravidanze precedenti. Quindi tradotta in italiano è questa. Se ci sono state gravidanze precedenti, se ci sono stati problemi di infertilità, questa ovviamente è una parte che la stragrande maggioranza delle volte fa con me, cioè si fa con me. Come dicevo, alcune mamme generalmente se lo fanno già da sole, però io tendenzialmente questa parte preferisco farla io, perché magari ci sono dei dati in più che a una persona non viene in mente di segnare piuttosto che, e di conseguenza preferisco farla assieme. Dopodiché cominciano proprio le visite nostre, ok? Quindi da qui, dov'è? Dove c'è la... Ah! Come vedete non l'ho detto che è sobria. Allora, tutta la parte legata alla gravidanza in corso, quindi l'ultima mestruazione, la data presunta del parto, la data presunta del parto su base ecografica su quella dell'ultima mestruazione, le gravidanze precedenti, altezza, peso, quindi tutto quello che può servirci per il monitoraggio della gravidanza. Dopodiché cominciano proprio i paragrafetti, adesso vi stacco il foglio perché sennò mi faccio malissimo, che sono questi, ok? Che sono quelli dedicati alla nostra compilazione. Come dicevo, ogni professionista è libero di compilarli o meno. Dal mio punto di vista ha più senso compilarli perché comunque almeno è tutto segnato qua. Quando le gravidanze vengono seguite in consultorio, ovviamente le visite vengono segnate sopra, poi ovviamente a discrezione del professionista privato scrivercele sopra o meno. Io, come dicevo, nello specifico le scrivo qua, ok? Preferisco, perché almeno, come dicevamo prima, rimane sempre tutto assieme. Quindi parte dei bilanci di salute l'abbiamo analizzata. Dopodiché, qua c'è la parte delle impegnative. Quindi nel momento in cui io vado a prendermi la mia bellissima agenda di gravidanza, dico: guardo dentro che cosa posso fare, che cosa devo fare, ok? Quindi quali sono gli esami previsti da fare durante la gravidanza, quali magari pensavo di dover fare invece in realtà non devo. Allora, come dicevamo prima, io ve lo ridico, tutto quello che è contenuto all'interno dell'agenda è quello che è previsto per la gravidanza fisiologica, quindi la gravidanza normale. Allora, io adesso ho delle impegnative, le ho tutte, nel senso che comunque su internet si trova la versione facsimile, quindi queste impegnative nel caso in cui, che ne so, per un qualsiasi motivo il consultorio ha finito le agende, succede sovente, nei diversi comuni succede sovente, quindi metti che ha finito le impegnative e che ha finito le agende, piuttosto che io ho eventualmente la possibilità, sia io come professionista che voi come mamme, di andarvi a stampare quelli che sono i facsimile, andare dal medico di base e dirgli: doc, mi prescriva questi esami, perché sono quelli che io devo fare in questo periodo. Le impegnative contenute nell'agenda di gravidanza sostituiscono a tutti gli effetti le impegnative fatte dal medico di base. Quindi nel momento in cui voi avete le impegnative timbrate e firmate dal professionista sanitario che vi segue, queste impegnative sono valide a tutti gli effetti. C'è un codicino, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, che è il codice identificativo dell'impegnativa. Anche lì è proprio abbastanza semplice, io normalmente lo faccio io, quindi voi non lo dovete fare, ma devo ammettere che tante volte le mamme mi arrivano con i codicini già appiccicati, perché se li sono appiccicati da sole su tutte le impegnative. Allora, vedete, ogni codicino ha un numero, ogni impegnativa ha un numero, quindi l'impegnativa 1, e c'è scritto comunque sopra l'impegnativa, c'è scritto appiccicare l'etichetta che finisce con 01. È proprio molto semplice da utilizzare come strumento. Come dicevo, ogni impegnativa ha il suo codice e va timbrata dal professionista che vi segue, ok? Che poi voi vogliate compilarvi cognome, nome, data di nascita, liberissimi di farlo, ma comunque va timbrata e preparata dal professionista, ok? Allora, si parte con gli esami del sangue, quindi gli esami che ci sono a fare nel primo trimestre, che sono, come dicevamo, gli esami di routine, quindi tutto quello che è da indagare all'inizio della gravidanza, le eventuali carenze tipo l'anemia, piuttosto che l'emocromo in generale, dove si va a valutare tutta la componente ematica, tutto il sangue per intenderci, la glicemia, si va a valutare se ci sono, che ne so, anomalie dal punto di vista ematico, tipo portatore di anemia mediterranea, eccola, ok?
Tanto è vero che a questo proposito c'è poi un esame anche per il papà, previsto alla fine, sempre nell'agenda. Nel momento in cui si valuta che una mamma è portatrice di anemia mediterranea o comunque di una qualsiasi forma di anemia a trasmissione genetica, allora lì papà, generalmente il papà non si può fare mai niente durante la gravidanza, non ce ne può fregare di meno. Solo in due casi si può far fare degli esami al papà, ma quando quelli della mamma non vanno bene, quindi in questo caso se sono portatrici di anemia mediterranea o comunque diversi tipi di anemie che possono essere trasmesse geneticamente, o in caso di gruppo negativo di mamma. Ok? Ovviamente si indaga anche il gruppo, si indaga la glicemia, si vanno a valutare gli esami delle urine, si va a valutare questa famosa toxoplasmosi, se è stata fatta o meno. La cosa bellissima dell'agenda è che, come vi dicevo, è uno strumento molto molto valido, è che sempre, allora davanti ci sono gli esami, adesso qui è fatta una riga sopra perché io questi esami qui li ho fatti prima della settima settimana, o comunque li avevo già fatti prima, tipo preconcezionali, quindi era una cosa che avevo già fatto precedentemente, quindi non sono stata a ripeterli, li avevo fatti poco prima. Quindi riga sopra non l'ho utilizzata. Comunque, davanti ci sono gli esami. Dietro c'è la spiegazione di quello a cui servono gli esami che state facendo, ok? Quindi io dal mio punto di vista spiego tutto. Nel senso che quando siete qui a fare, chi viene da me in gravidanza lo sa perfettamente che prima di un'ora da qui non esce, perché spiego tutto. Quindi nel momento in cui io vi scrivo, vi timbro l'impegnativa, non è che dico ti timbro l'impegnativa, ciao, vatti a fare gli esami. Spiego esattamente gli esami che ci sono, a cosa servono, quando vanno fatti, anche se c'è tutto scritto. Ok? Esempio pratico. Questa adesso è la prima. Ok? Dalle 7 alle 13 settimane, anche per le ostetriche nuove. Quindi le ragazze che magari la utilizzano per la prima volta, è molto semplice da utilizzare perché comunque c'è proprio scritto come usarla. E l'esenzione, c'è scritto scrivi questa esenzione qua. Cioè, è proprio come dicevo, molto semplice sia per l'utilizzo nostro che per l'utilizzo delle mamme proprio. Allora, le prime due impegnative, quindi questa e la seconda, sono dedicate agli esami del sangue, che sono quelli di routine da fare in gravidanza. Come dicevo, nel momento in cui è necessario, fosse necessario fare degli esami di approfondimento, degli esami in più, allora io professionista in quella parte dei bilanci di salute scrivo: ok, la signora Pinco Pallo ha bisogno di fare il TSH, che è l'esame per la tiroide, oppure boh, la ferritina, cioè non lo so, quello che potrebbe essere carente o che comunque mi salta fuori dalla storia clinica della mamma, che potrebbe avere necessità di essere approfondito, ok? Quindi sulla base di quello si possono segnare, in quel caso e solo in quel caso, gli esami vanno poi riprescritti dal medico di base. Perché? Perché ci va l'impegnativa. Quindi io lo segno sopra l'agenda della serie, si richiede la necessità di fare questi esami, ma poi è il medico di base che agli atti deve fare l'impegnativa, perché poi se andate in ospedale senza impegnativa gli esami non li potete fare, ok? Allora, poi ci sono le impegnative legate alle ecografie, l'ecografia del primo trimestre che comunque avevamo già visto assieme quando abbiamo fatto il video e la diretta quella sulle ecografie e l'ecografia quella relativa al test combinato. Anche lì ve l'avevo spiegata bene in quel video, vi faccio solo vedere un attimino come è strutturata l'impegnativa perché è importante. Allora, intanto, ci sono diversi tipi di test da poter fare, generalmente si fa il primo, quindi il test combinato, che prevede la traslucenza nucale più il prelievo del sangue. Dietro c'è scritto tutto, cioè c'è scritto a cosa serve, a cosa non serve, quali sono le percentuali di riuscita dell'esame, di specificità, di affidabilità dell'esame nello specifico, come leggere il referto e il consenso. E il consenso perché la mamma può rifiutarsi di fare questo esame, cioè non è un esame obbligatorio, è un esame consigliato a tutte le gravide, ma comunque non è un esame obbligatorio. Quindi si è liberissimo di firmare un consenso dove si dice non acconsento a eseguire l'esame, oppure acconsento. Quando si prenota, questo consenso è importantissimo perché giustamente lo vogliono, ok? Quindi ve la facevo vedere solo per questo, ma comunque non vi preoccupate perché se mettete che il professionista magari al di là del fatto che
siano sempre reperibili. No? Quindi messaggino, mi chiedi, ma Alba, guarda che ci siamo dimenticate questa cosa. Capita, perché comunque tante volte si hanno talmente tante cose da dire, soprattutto alla prima visita, che qualche pezzo per strada ce lo perdiamo. Tante le domande della mamma, tante le cose da dire da parte mia, quindi può essere tranquillamente che qualche pezzetto ce lo perdiamo, quindi messaggino, Alba, ma com'era questa cosa? In ogni caso Alba vi risponde, ma c'è scritto sopra, sempre, ok? Quindi piuttosto che andare a leggere su internet, dove la stragrande maggioranza delle volte sono scritte delle baggianate che lasciamo perdere, andate a guardarvi sull'agenda, perché questo è uno strumento che ha elaborato il sistema sanitario, ok? Quindi più affidabile di quello che c'è scritto qua sopra non c'è. Si continua poi con tutti gli esami del sangue, la seconda ecografia, allora ogni mese, premessa, esami del sangue, ogni 40 giorni circa, se si è recettive, quindi se la toxoplasmosi non la si è fatta precedentemente, purtroppo presente anch'io, anche qua, ogni 40 giorni circa è previsto il prelievo, quindi bisogna andare a vedere che non sia stata fatta nel frattempo, perché se presa in gravidanza è pericolosa. Quindi tutte queste toxo nell'agenda ci sono, non vanno prescritte in più dal medico di base perché sono già previste. Ovvio che se invece una donna, fortuna sua, l'ha fatta, non è più necessario indagarla tutti i mesi, ok? Perché so che l'ha fatta, so che è tranquilla e va bene così, ok? E sono tutte dentro. Poi se una ne vuole fare una in più, già siccome dobbiamo fare pochi prelievi durante la gravidanza, se una vuole farne una in più perché a piacere a farla, allora è un altro discorso, ma comunque tutte quelle previste, mi squilla il telefono, tutte quelle previste sono segnate all'interno dell'agenda. La seconda ecografia da fare è l'ecografia morfologica, come vi dicevo, l'abbiamo già vista. Leggo intanto una roba che mi hanno scritto. Ok, adesso poi ti rispondo. Allora, l'ecografia morfologica, come dicevo, è la seconda ecografia, nonché ultima, prevista dal Sistema Sanitario Nazionale per quanto riguarda le linee guida, per quanto riguarda la gestione della gravidanza fisiologica normale. Se va tutto bene, si fa questa alla 20ª settimana e poi basta. Sono previsti i controlli mensili, ovviamente, perché i controlli mensili vanno sempre fatti, va fatto il controllo del battito, va fatto il controllo della crescita all'interno dell'utero, che può essere ecografico o meno, va fatto il controllo degli esami del sangue, del peso, della pressione, cioè ci sono tante cose da controllare, quindi quello rimane controllo mensile. Le ecografie, quindi quelle ospedaliere previste dal sistema sanitario, dalle linee guida, sono queste due. Quella del primo trimestre, che generalmente si fa in combo con la traslucenza nucale, almeno per quanto riguarda la regione Piemonte, per quanto riguarda le nostre impegnative, la struttura della nostra agenda, tanto le settimane comunque sono sempre quelle, e l'ecografia morfologica. Anche lì c'è tutto spiegato sopra, ok? Quindi mi raccomando, utilizzatela e guardatela, non fate come me, che non ho assolutamente segnato nulla, ma perché? Per forza di cose. Non mi ricordo più chi l'altro giorno mi fa, Alma, ma tu il corso preparto l'hai fatto? Io ho sgranato gli occhi e dico, ma io? Devo fare così, li tengo i corsi di preparto, non mi serve. Comunque, ci sono poi, come dicevo, tutti gli esami da fare durante il corso della gravidanza e l'ultima, ci sono anche quelli, arrivo, per vi faccio vedere, le impegnative da consegnare in consultorio o comunque in ospedale, bisogna vedere come è strutturato il corso preparto da voi, per il corso preparto, quindi il corso di accompagnamento alla nascita o come vogliamo chiamarlo, comunque quello che si fa prima del parto, ok? Impegnativa, esiste anche un'impegnativa per quanto riguarda il corso post parto, quindi quello successivo al parto, che sono tutte cose che comunque gli ospedali offrono e si possono fare senza problemi. Generalmente queste impegnative vanno consegnate o in consultorio o in ospedale, come vi dicevo, e bisogna, tra virgolette, prenotarli, perché poi vengono fatti i gruppi, vengono divise le mamme sulla base di quelle che sono le settimane di gravidanza e si formano quei bellissimi gruppi di mamme dove si scambiano tantissime informazioni utili, è bello, insomma, quindi corso per parto fatelo se potete, perché secondo io consiglio sempre di farlo. Poi se ci sono delle carenze
dal punto di vista informativo, secondo voi, della serie? Io sono andata, ma volevo sapere questa cosa e non l'hanno detta. Intanto potete chiedergliela, ma comunque quando venite a visita da me me la chiedete, io sono qua, ok? Allora, come vi dicevo prima, esiste anche l'impegnativa per il papà, ok? Quindi questa è l'impegnativa eventuale da fare utilizzare al papà. Ci sono degli esami che sono l'HIV, la sifilide, ok? Che verosimilmente invadiamo anche noi, quindi insomma, se sono negative le nostre, uno dà per scontato di essere negative anche le sue, però se ci tiene particolarmente a farle, le può fare. E degli esami, questi qua sotto, l'emocromo e l'elettroforesi dell'emoglobina, che sono degli esami che vanno fatti fare al papà, come dicevo, nel momento in cui la mamma risulta essere portatrice di anemia mediterranea o di altri tipi di anemie. Come vi dicevo, è il mio caso. Io sono portatrice di anemia mediterranea, scoperta ovviamente in gravidanza, non sapevo. Sapevo di avere una familiarità, quindi di avere delle persone in famiglia che lo erano, che potenzialmente potevo esserlo anch'io, ma non sapevo di esserlo io effettivamente, ok? Quindi in questo caso gli esami li ha dovuti fare anche il papà per andare a vedere di non esserlo anche lui, quindi andare a valutare di potenzialmente non trasmettere la malattia al soggetto che c'è qua. C'è poi tutta la parte legata allo screening prenatale, quindi questa è tutta una parte informativa, adesso la faccio vedere alla veloce perché tanto questa è a vostro uso e consumo. Potete scegliere di leggervela, potete tranquillamente, non so, oggi continuano a chiamarmi, è impressionante, potete tranquillamente gestirvela voi e fare poi le domande al professionista che vi servono per approfondire insomma le informazioni che vi mancano, però è molto completa, è fatta bene. C'è poi, ecco, tutta la parte informativa relativa alle modalità del parto, alla scelta del percorso in ospedale, quindi come scegliere l'ospedale, su che basi scegliere l'ospedale dove andare a partorire, oppure no, quindi anche scegliere il parto a casa potrebbe essere una opportunità. La parte informativa su quello che è l'allattamento, cioè è proprio fatta, come vi dicevo, molto molto bene. Quindi allora, io adesso devo farvi vedere. Ci sono le posizioni in travaglio, cioè ci sono tantissime cose interessantissime da vedere che sono poi quelle che tendenzialmente si affrontano al corso preparto, al corso di accompagnamento alla nascita. C'è poi anche tutta la parte legata a quella che è l'alimentazione, a quello da mangiare, quello da non mangiare, quindi come implementare l'alimentazione nel caso in cui ci siano delle carenze, cosa non mangiare dal punto di vista tipo per il discorso toxo, piuttosto che per le donne diabetiche, piuttosto che, dicevo, c'è tutto segnato, cosa si consiglia a proposito del fumo, cosa si consiglia a proposito dell'alcol, che tutta questa parte qui, e i viaggi, come metto la cintura, cosa che abbiamo già affrontato assieme in una delle primissime dirette che abbiamo fatto, se posso prendere l'aereo, fino a che settimana, come funziona se devo prendere l'aereo. Come vi dicevo, è strutturata molto molto bene, quindi utilizzatela e cercate di sfruttare insomma tutto lo sfruttabile dall'agenda, perché come dicevo è uno strumento molto valido che viene messo a disposizione proprio sia, come dicevo, per noi che per le mamme. L'ultima parte, io generalmente sono due crystal, quindi due bustine di plastica per intenderci, consiglio alle mamme, come ho fatto io qua, di dividersele e mettere da una parte tutti gli esami del sangue e dall'altra tutte le ecografie eseguite, in maniera tale, sempre per lo stesso discorso, che il professionista che segue la gravidanza abbia la possibilità di avere tutto qua dentro, quindi senza avere cose sparse in giro e quant'altro, che ci sia tutto qua dentro, in maniera tale che voi una volta che andate in giro con la vostra valigia, ci sia la possibilità per chi vi segue, ma anche in un'urgenza, ok? Cioè metti un parto prematuro, una rottura prematura delle membrane, insomma tutto quello che può essere urgente, abbiamo tutto qua. Quindi senza dover andare a recuperare documenti, fogli, cartelline, e la visita l'ho fatta con quello ed è nella sua cartellina, oppure ho fatto la visita di qua ed è in un'altra parte. Ok, quindi tutto qua. Prendetela per quello che è. Adesso la mia è anche mangiata dal gatto, perché il mio gatto ama particolarmente gli angoli.
quindi gli angoli di qualsiasi cosa lui me li mangia. Però davvero io l'ho utilizzata poco, ma perché per quanto riguarda me, al di là delle impegnative, non ho la necessità di andarmi a leggere tutto quello che è relativo alla gravidanza, però utilizzatela e fatevela dare. Spesso alcuni professionisti privati non vi dicono andate a prendervi l'agenda perché vi segnano tutto loro direttamente sui fogli, ma dal mio punto di vista, come dicevo, andate a prenderla dalla settima settimana in poi. Allora, io ho parlato tantissimo anche questa volta, ma spero di avervi illustrato bene come è strutturata l'agenda. Se avete delle domande in più da farmi relative a questo strumento, fatemele pure. Io sono qui, come vi dicevo. La prossima settimana, ovviamente, la diretta sarà, penso, sempre al mattino. Parleremo di quelli che sono i movimenti del feto durante la gravidanza, quindi quello che succede, quindi quando si percepiscono i primi movimenti, come devono essere questi movimenti, come riconoscerli, da quando si sentono tutti i giorni, quando invece magari mi devo preoccupare o meno, quindi tutto quello che è relativo ai movimenti del soggetto durante la gravidanza lo affronteremo insieme nella prossima diretta. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Buon weekend a tutti.